Bentrovati Davide il Critico. Oggi Cremonese Bologna. Andiamo allo stadio. Però prima voglio mandare un grande abbraccio a tutte le persone che in queste ore stanno soffrendo, a tutte le persone che hanno perso tutto in questa tragedia, perché quella che ha colpito l'Emilia Romagna è una tragedia. Quindi un grosso abbraccio a tutti gli emiliano-romagnoli, ai miei concittadini di Bologna. Spero con questo video di occupare quei 7-8 minuti della vostra giornata con un pizzico di leggerezza. So che alcuni gruppi oggi non saranno presenti in curva nel settore ospiti perché rimarranno in città a dare sostegno alle persone che hanno bisogno. Io sono a Torino per lavoro, quindi scendendo da Bologna mi fermo a Cremona per vedere la partita. Sono sincero con voi, lo spirito oggi non è quello delle solite partite, perché le priorità nella vita sono la famiglia, la casa, e sono queste le cose che sono state toccate in queste ore nella nostra regione. Quindi si va allo stadio, però con uno spirito un po' diverso. Chissà se il buon Thiago mi farà vedere anche il mio Marcone Arnautovic, visto che potrebbe essere una delle ultime partite che gioca con la nostra maglietta. Qui stop a Fidenza per andare a prendere dalla stazione Barbier, che è arrivato in treno. Adesso cerchiamo un posto in cui mangiare e poi diretti allo stadio. Pronostico? 2-0 per noi. Porca troia, che schifo! Tutto lo stadio è coperto tranne settore ospiti, una roba indecente, e quindi noi siamo abituati ad allara, non sarà un problema. È giunto il momento del mio pronostico. Io dico 1-2 e la vinciamo. Davanti Arnautovic, Barrow e Orsolini. Siamo già al decimo, il Bologna tiene il pallone in modo molto sterile, però non abbiamo iniziato male la gara, dai. 1-0, 1-0! E fa gol, il giocatore più forte, il centravanti più forte! Siamo lo spagnolo! Bologna! La mia vita te la dedico! Occasione gigante per Orsolini, occasione gigante. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo Orsolini. Sempre fatto gol qua. Sempre. 14. Lì. Che Bologna si innamora. Mi innamoro solo se. 2-0 meritato, supremazia in campo, è un bel Bologna che lotta, recupera palloni, si vede che aveva una qualità importante. Orsolini, altra occasione, no, perde il pallone. Altra occasione per il Bologna che il primo tempo lo sta dominando con un gran tiro di Dominguez. Adesso il calcio d'angolo, però come ho detto, grande tifo, ma grande anche Bologna in campo. Calcio d'angolo, la palla resta lì, arriva Cambiaso e crede che era un pallone alla curva. Bologna che ha avuto almeno 7-8 occasioni da gol e ne ha fatte due. Calcio d'angolo, altra occasione, altro calcio d'angolo. 3-0 primo tempo e segna anche Posch. Il primo tempo dominato, 3-0 per noi, meritato. Abbiamo avuto una decina di palle da gol, siamo nettamente più forti come singoli, come gioco, come tutto, e loro difficilmente si
salveranno a fine di questa giornata, ma hanno dei grossi limiti. Noi invece oggi abbiamo dimostrato di fare un altro campionato. Andiamo a vedere il secondo tempo, però questo primo tempo ha fatto vedere due squadre che fanno uno sport diverso. Arnautovic è tornato al gol. Inizia il secondo tempo. Arbitro fischia un rigore, secondo me inesistente per una mano, adesso va a vedere il VAR. E infatti il rigore non è stato dato perché non c'era la mano. 4-0, Orsu, 4-0. E c'è gloria anche per Skorupski che fa un miracolo. Grande parata. Espulso un super ingenuo Orsolini, già ammonito. Non ci sarà col Napoli. E segna anche Sansone, siamo 5-0. Gol di Ciofani al 91esimo per il 1-5. E finisce 5-1, dominato dall'inizio alla fine, ottimo Bologna, bellissimo Bologna, l'unica nota negativa, espulsione di Orso, ma questa è una squadra che oggi ha dimostrato di fare un altro campionato. Bravi tutti, bravi Thiago, bravi giocatori, bravi tutti.